Ciao, io sono Michele Riondino e leggo Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Ho trovato anche un quaderno di scuola a righe con la copertina di plastica colorata. L'ho aperto. Nella prima pagina c'era scritto: questo quaderno appartiene a Filippo Carducci. Quarta C. Le prime pagine erano strappate. L'ho sfogliato. C'erano dei dettati, dei riassunti e un tema. Racconta cosa hai fatto domenica. Michele, ciao. È la prima volta che sei in sala di registrazione con noi, con la Emmons, e appunto hai cominciato con Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Com'è stata questa esperienza? Com'è andata? Bene, sta andando bene. Diciamo che... La temevo molto come esperienza perché non sono. Non ho mai letto ad alta voce, ecco, non sono uno di quelli che quando legge ad alta voce, anche se questo è un esercizio che invece dovrebbero fare tutti perché aiuta molto, soprattutto a sciogliere la lingua. La trovo però un'esperienza molto divertente, cioè si sta rivelando un'esperienza molto divertente, perché ieri abbiamo fatto il primo giorno e non è stato semplice rompere il ghiaccio. Poi però a un certo punto ti rendi conto il potere narrativo di un attore, no? Mi ha sempre affascinato, anche se sono sempre scappato dalla narrazione proprio per timore di annoiare. Invece ho scoperto, grazie all'audiolibro, quindi alla lettura, di essere un ottimo veicolo, cioè la voce stessa può essere un ottimo veicolo. E quindi niente, mi ha fatto scoprire cose nuove. Sono uscito dalla mia camera abbottonandomi i pantaloncini. Lei mi ha sorriso. Eccolo qua, quello che non dormiva con gli ospiti. Buongiorno. Vieni a darmi un bacio. Grande lo voglio. Voglio vedere quanto grande lo riesci a dare. Appunto, hai parlato dei bambini, no? C'è questa proprio lingua dei bambini, anche la loro immediatezza. A un certo punto c'è questa scena meravigliosa quando si incontrano giù nella grotta e si dicono: no, tu fai la quarta, anch'io faccio la quarta, uguali, no? Questa forza veramente incredibile. Com'è dare voce a loro, appunto? C'è qualche... tu dici non faccio le vocine, certo, ma c'è una modulazione tua perché entri ovviamente dentro. Sì, infatti poi alla fine le vocine le fai. No. però nel senso le fai perché anche a me è piaciuta tantissimo quella parte lì, ma perché lì a un certo punto la narrazione comincia a descrivere un'azione e l'azione è compiuta da due personaggi bellissimi, tra l'altro, da lettore ti posso dire che lì cominci a provarci gusto, ma il gusto quasi dell'onnipotenza, perché c'hai delle battute, c'hai i ruoli, due ruoli diversi, c'hai delle battute, tra l'altro battute uguali, sono le stesse parole, tu fai la quarta, io faccio la quarta, tu hai 9 anni, io ho 9 anni, che però definiscono davvero un campo d'azione molto, molto stretto, un buco, però ti dà la possibilità del lettore di godere dei tempi lunghi proprio per creare la dinamica, e quindi leggi una parola scritta, ma descrivi un'azione compiuta e cerchi di farlo in maniera del tutto rilassata e di dargli anche del dinamismo. Ecco, lì quelle sono le parti più belle da leggere, quelle lì dove puoi prenderti i tuoi tempi e lì sono i silenzi importanti, i respiri. Quello è molto bello, questo mi piace molto anche il rapporto con il microfono, insomma.